Oh mio Dio, ho trovato la partita. Anche Fitch aveva tutti gli esercizi male. Guarda, subito dopo i coach di League of Legends, i peggiori sono i coach della palestra. Ah, dovresti farlo con 10 gradi più largo. Dovresti farmi un bocchino. Allora, abbiamo Zyra, cerchiamo di ottenere crowd control. Banniamo Viego, abbiamo Tryndamere. Quindi vogliamo avere che cosa? Disengage. Vogliamo avere disengage. Thresh di nuovo, una buona idea. Thresh molto forte con Zyra. Thresh anche forte con Trindle, volendo. Quindi. Disco, ma ragazzi, non sono tiltato. State tranquilli. Nautilus. Pyke, anche un'idea. Thresh va bene con Soraka, Thresh va bene con Soraka, sì. Anche Camille un'idea. No, Camille non la so giocare. Va bene prendere Thresh, un buon blind pick. E cioè, non è un blind pick perché vediamo Soraka, ma comunque è in generale sempre un buon pick. Soraka Volibear. Jinx. Qua ci serve mid lane. What do you want? Jace is good versus Soraka. Hanno heal, quindi di base il Poké non è buono. L'ignite qua ci sta, sono d'accordo. Conditioning overgrowth. Prendere questo sto giro, ok. Va bene, ok, ci siamo ragazzi. Continuiamo a parlare di quello che voglio fare. Invadiamo, si può invadere, I can't. It's ok. Drew to top, magari ci rubiamo una summoner spell. Anche se è il giampino, credo che gli posso far uscire in bocca. Va bene. Io c'ho l'Hexflash. Ma giochiamo. Non si può giocare. Ci potrebbe essere il loro team qua, ma ci abbiamo Zara nei paraggi.
I can invade easily if warded. Volibear salterà la top, credo. Comunque, Zara giungla non male, eh. Guardate quanto cacchio tankano con le piantine. Wow, vero main Zara. Tips and tricks. C'è un buco? No. Mi farà una W, ma... Ciao, Ulba. Grazie, King. Dopo quel mio non si può giocare? No. Allora, il segreto qui è non grabbare. Perlomeno grabbare il più tardi possibile. Gioco. E io non avrei regolato là. Soprattutto contro la Sorak. Praticamente quella cosa che ha fatto ha salvato anche me, incredibile. Sono più veloci lui, a voglia. Il problema è che lui era più avanti di me. Non ha capito il mio genio. Muore? Ce l'ho anch'io mid lane. Immagino che Jesse non voglia giocare. Ho come questo intuito, ma... Intuito, ma non so da cosa. Volibear mi sa che era mezzo morto, quindi credo che possiamo comunque giocare bot lane. Jinx ha il flash, keep that in mind. Quello muore, secondo me no, purtroppo. Godo. Qua... Non c'è da giocare, credo. Forse sì. È una tragedia. Ma quanto male la vuoi giocare meccanicamente? Sì.
La wave push verso di noi. C'è Jinx forse che l'abbia. Grazie a Dio. Volibear potrebbe invadere. Non è una gran call a mio avviso, almeno me lo auguro. Lo era. Ci hanno fatto sotto il naso, proprio come Twitch. Ma sarà che qui muore? Si poteva intuire il dodge. Comunque giusto. Gli devo fare forse cosa? X-Flash Flay invece che il grab predict. Non muore. Non muore. Abbiamo la ulti. Vince male. È morto top, ma è morto pure quell'altro. Ha perso la wave. Ma ha dato lo shutdown, quindi non so quanto è buono. XD trash. Non era pulitissima, effettivamente. Non dovevo andare sotto torre. Adesso siamo un attimo in autopilota. Muore? Non credo che muoia. Tifo sempre per Twitch. Non tifo più per Twitch. Ma si può killare? No. Forse lui fa questione. Guarda grabbabile, cazzo. Moriva pure, sai. No, è big grab, ma se non li rallentiamo li ammazziamo. Non muore, guarda. Così sì. Dovremmo avere la partita adesso. Mi stoppa, è possibile. Loga ci sta? Forse era meglio il Knight, so.
Faccio il Knight, so. Più che altro perché c'è solamente Lux AP. Sta facendo schifo. E il Knight, so, su Twitch è fortissimo. Per il Drake, sto andando un po' troppo in autopilot botlane. Adesso c'è il Drake da giocare. Questa l'ha messa Soraka un po' di tempo fa. Dovrebbe essere qualcuno là, non c'è. Per questo Icare sia bot che drago. C'è un buco? Ma la priorità. Questa era proprio una bella cisata. Abbiamo il Drake. Qua c'è una pink, no? Non l'aiutiamo. Oggi un sacco di partite, come dire, molto one-sided purtroppo. Pochissime partite combattute. Ciao Luca! Finalmente il mese 22 è arrivato. CMQ Paolone. Sono una delusione. Faccio No. 6 loss nel main, 12 loss nello smurf. Sono top 2 e top 3, non più top 1. Luca, non mi hai deluso, rimani King. Allora, guardiamo qua. Non è salvabile. Non so perché mi stanno facendo farmare a me la wave mid lane. Ma come farmo bene? Ciao Ciao Paolo, Lespo! amore 3. Come stiamo? Tutto bene? Ci chiamo per? No. Che giochino divertente. Lei ha fame, sta morendo di fame. E io europeo gli mangio in bocca il McDonald's. Mamma mia, quanto è forte Zara. Ma non muore, non ci credo. Comunque, anche qua, no? Potevo essere topside. Però qua la roba giusta da fare è giocare per la torre mid. Giocare ancora non lo so, sai. Potrebbe essere un errore. Recollerei, ha detto. Farei un pezzo di MR. Va bene, giochiamo. C'ho Magic Resistance HP.
Non voglio giocare adesso. Bene. Si potrebbe giocare per lui. Un buon posizionamento. Mamma mia, ti abbiamo umiliato, capo. Questo c'è il flash 3, c'è uno. Non ce l'aveva, ragazzi. Ma poi credo che in questi casi la cosa migliore sia comunque andare per il flash flare. Andiamo per il Drake. Il Locked me lo faccio? Comunque un buon recall questo. Aia, che due coglione. Ma non posso recollare qua, manco qua, quasi. Vaffanculo, rompi cazzo, non si tratta. Qui c'è una pink? No. Probabilmente ho guardato però. Twitch comunque con Thresh è molto forte perché lui può iniziare i fight e tu semplicemente lo levi dai problemi. Io potevo mollare la lanterna per scammarmi le anime, vabbè. Giochiamo per questo. Pericoloso quello che stai facendo. Giochiamo per Twitch. Guardando che è uno schiatto. Il Baron Vision si è tappato. Anche molto bene. One shotiamo quella cosa. Muoio di doppio V. Non so chi ha trollato. Comunque dobbiamo giocare per il Baron. Lo one shotiamo anche. We one shot Baron. Simply set it up and make a pick. Aspettiamo il Locket, ragazzi, perché cioè troppo forte. Don't be stupid about it. They don't have TP, so let me go bot. Wait for the mistake. Questa roba che ho detto io. Quello muore. Godo.
E ci abbiamo Trinone che sta provintando. Ma queste robe di Zara è normale che facciamo questo. Ma perché si sono posizionate in questa maniera? Sembrava un rito satanico, cazzo. Muore di poison, non credo. Bene. Comunque. Ho notato che nell'ultimo periodo ci sono molti più commenti esteri. C'è un sacco di gente che mi scrive, dice I follow you even if I don't understand Italian. Hello Paolo. Magari è il momento di diventare un English streamer, boys, che dite? Anche perché ho visto su Twitch Italia sono calati molto i numeri su LOL Italia. Non riesco più a permettermi il cazzo del pane. Un bel casino. Che mi buildo? Abyssal Mask. Michael, curioso Michael. Vedi Zeb? Però dai, Zeb è diverso. Zeb non so perché inizia a parlare inglese, è uscito pazzo. È diverso Zeb. Ha iniziato a bannare chiunque parlasse italiano, si è messo in scontro. Io non mi metterei in scontro con la mia community italiana. Non penso che possiamo andare oltre questo. Aia. Non sto prendendo un grab, ma forse il mio lavoro non è prendere grab. Ma secondo voi qual è l'obiettivo di Trindamer? Bilanciare le squadre? Ho trollato comunque. Minchia, siamo tragici. Questo è sbloccato, madre di Dio.
Questo è veramente OTP Zara Giungla, cazzo. Vince. Cioè, allora, ho il Baron fine del game. Penso sia meglio fine del game. Per me possiamo finire. We are not on the same page. Comunque era giusto andare mid. Come è giusto fare anche il Baron e non provare a finire. Io c'ho il Mikael per Twitch. Non credo di dover recollare. Aspettare per questa roba qua. Allora, il Mikael si usa sullo stun di Camille, e sullo stun di Volibear, sul CC di Lux, e sullo snare. Minchia, ha fatto bene a prendere il Mikael. Un sacco di merda. Cerchiamo di guardarlo. Anche su di me lo potrei usare. Fatto i soldi. Oggi, minchia, solo stomp, cazzo. Due great shot calling. Mi sembrano un po' regalati. Hanno miscliccato. Boh. Grazie, Felice. Ragazzi, ho questo cerotto prevalentemente per una scelta estetica. Mi fa più bello. Mi sono fatto anche la pelata ieri sera.
Notate qualcosa di diverso? Vedete che ho meno capelli? Se è un duro, sono un po' un duro, sono d'accordo. Sono un po' un duro. Anzi, veramente basta con queste battute ridicole sui miei capelli. Basta, ragazzi. Per il cerotto nasale. Grazie Jericus, grazie per i 2 mesi. Allora. Sai, questa partita si poteva giocare il Guardian. Così in tutto il Guardian mi sembrava meglio dell'Aftershock. Del glass, volevo dire.